della Repubblica. Prego. Your Excellency, illustrissimo Presidente Mattarella, Excellency, autorità, ladies, gentlemen, signore e signori, cari colleghi. It is indeed a great è un grandissimo onore essere per la prima volta nella nostra storia essere a capo di una delegazione della FAO in visita al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana. Esprimiamo la nostra gratitudine al governo italiano, alle istituzioni italiane e alla città di Roma per il continuo sostegno e la calorosa ospitalità. Gentile direttore Ciu, signore e signori, benvenuti al Quirinale. Sono molto lieto di questo incontro. Le celebrazioni della prossima Giornata Mondiale dell'Alimentazione rappresentano un'occasione proficua per rafforzare concretamente gli sforzi della comunità internazionale nella lotta alla fame e alla malnutrizione. Trovo particolarmente opportuno che il tema di quest'anno sia il diritto al cibo per una vita e un futuro migliori. Non c'è futuro possibile senza sicurezza alimentare. Da oggi la Sala degli Specchi di Palazzo d'Orléans è dedicata all'avvocato Maria Mattarella, il segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, scomparsa lo scorso 9 settembre. La cerimonia di intitolazione, voluta dal governatore Renato Schifani per onorarne la memoria in occasione del trigesimo, è avvenuta stamattina in maniera riservata, così come richiesto dai familiari. Erano presenti il presidente della regione, il capo dello Stato Sergio Mattarella, i figli della stimata dirigente Giovanni e Piersanti, il fratello Bernardo, i cugini e una ristretta rappresentanza di amici e colleghi. Maria Mattarella, ha sottolineato commosso Schifani, è stata una figura di grande valore per la nostra regione. Una donna di altissima professionalità e straordinaria umanità. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di collaborare con lei. Intitolarle la sala più importante del palazzo, che tra i presidenti più illustri ha visto il padre Piersanti, ucciso da Cosa Nostra, è un segno del nostro riconoscimento e della nostra immensa gratitudine. A ricordare la figura del segretario generale è stato anche uno dei suoi più fidati collaboratori, l'avvocato Mario Puglisi. Maria, ha detto emozionato nel suo intervento, era uno dei principali punti di riferimento per l'amministrazione regionale. Da oggi, tutti noi abbiamo il dovere e l'obbligo morale di continuare il nostro lavoro con rinnovato impegno, seguendo il suo esempio e continuando nel solco da lei tracciato e di portare avanti quei valori e principi a tutela della legalità per cui si è spesa tanto nel corso della sua vita, lasciando a tutti una preziosa eredità. Fermatesi presso il suo antro, chiedevano che cosa lo molestasse. Perché, Polifemo, sei tanto afflitto e hai gridato così nella notte divina, privandoci del sonno?
Siamo al cortile Pratamone di Catania, dove per il Meet of Catania Festival questa splendida cornice non poteva mancare, del questo bellissimo palcoscenico, e qui siamo con il nostro Stefano Mascerella e Salvatore Guglielmino, che hanno creato Salvatore Guglielmino e ideato proprio questo mito of Catania Festival. Sì. Importante sicuramente questa sera, in questo contesto, c'è stato questo spettacolo interessante, il Ciclope e il Polifemo. No. Guglielmino, ci racconti un po' questa avventura del Meet of Catania Festival? Sì, allora, il Meet of Festival nasce nel 2019, era una rassegna. Nel tempo si è evoluta con convegni, incontri. Quest'anno addirittura abbiamo inserito i workshop e i laboratori. Che sono stati condotti da Ennio Coltorti, che è un attore nazionale, doppiatore, e Marcello Cotugno, che l'ultimo lavoro che ha fatto è stato il lavoro con Lunetta Savino, la madre, e poi per concludere questa bella amicizia con Stefano ci ha portato a questo spettacolo che è nato quasi per caso e abbiamo chiuso il festival insieme. Prodotto dalla Compagnia dei Miti, che sono qua vicino a noi, sempre ideato appunto da te. Allora, perché hai scelto proprio questa interpretazione, questa lettura molto interessante di questi personaggi mitici? Se è mito, dovevamo trovare il mito. Quest'anno addirittura ci siamo allargati, perché abbiamo pensato al mito siciliano. Infatti Ennio Coltorti ha portato uno spettacolo, Pirandello Segreto, in scena. Ma ovviamente, se parliamo di mito e mito legato alle Sicilia, non potevamo che parlare di Ulisse. Quindi abbiamo debuttato con Ulisse nell'Ade. Quindi abbiamo estrapolato tutti i libri dell'Odissea di Omero, quindi abbiamo avuto un Ulisse nell'Ade, questa sera abbiamo estrapolato quel momento particolare in cui Ulisse approdò nell'isola dei Ciclopi, e questo momento magico, e poi ho messo in scena, ho debuttato con il mio Edipo, un Edipo contemporaneo, ho messo in scena a Castello Orsino, perché il festival si è spostato, si muove fra Palazzo Pratamone e Castello Orsino. Allora adesso andiamo a Ciclope, il nostro grande Stefano Mascerella, che è sceso proprio qui, è venuto a Catania e questa sera con la sua verve ha cercato di trasmettere quello che è un messaggio molto forte, che poi c'è questo messaggio molto importante tra la civiltà e la mostruosità. Ma soprattutto che la forza viene comunque sconfitta con l'intelligenza. Questo diciamo che è il grande succo. E come diceva il grande Guglielmino, questo spettacolo nasce casualmente in un volo aereo, un Catania a Roma. Ci siamo seduti vicino e abbiamo parlato del più del meno, abbiamo qui a Catania degli amici in comune, e quindi è nata questa sinergia e ci siamo promessi che da qui a 50 anni faremo delle cose insieme. Bene, allora abbiamo tanto lavoro. La leggenda dello sport, Rafael Nadal, ha annunciato ufficialmente il suo addio al tennis professionistico. In un video il mallorchino ha detto che gli ultimi 2 anni della sua carriera sono stati difficili e che non è in grado di giocare senza limitazioni. Nadal ha descritto questa decisione come difficile, ma ha anche detto che tutto nella vita ha un inizio e una fine. È il miglior tennista della storia della Spagna e si ritirerà al termine di questa stagione dopo la finale di Coppa Davis. All'età di 38 anni Nadal chiude la sua carriera con 92 titoli, tra cui 22 trofei del Grande Slam. Conosciuto per il suo spirito instancabile e per la sua capacità di recuperare dagli infortuni, la storia dello spagnolo va oltre i numeri e si è affermato come una figura iconica nella storia dello sport mondiale. Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 11 ottobre di Globus Television. Venerdì, pressione in aumento sulla regione. Giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta la Sicilia, temperature massime fino a 32 gradi. Mari. Mar Tirreno poco mosso, Mar Ionio mosso, Stretto di Sicilia da mosso a poco mosso.